Buongiorno e benvenuti a tutti a questo appuntamento all'interno delle nostre 2 giornate di Info Day, quindi di presentazione dei nostri corsi di laurea in apertura del nuovo anno accademico proprio fra pochissimi giorni. In questo momento in particolare con voi esploreremo il corso di laurea a ciclo unico, il nostro unico corso di laurea a ciclo unico per il momento, che è la laurea in giurisprudenza. A farlo per noi sarà proprio il presidente del corso di laurea e il professor Giuseppe Strangio, che entrerà appunto nel merito dei contenuti didattici di questo corso e parlerà di sbocchi lavorativi, ovviamente, pur trattandosi di un corso di laurea, insomma, abbastanza noto, ma è sempre importante attualizzarlo sugli ultimi sbocchi lavorativi. Successivamente il collega Federico vi farà entrare nel mondo IUL, facendovi, diciamo, viaggiare nella nostra piattaforma, attraverso cui si appunto si studia, in sostanza ci sono le nostre lezioni di studio e poi torneremo per un breve momento nel quale leggeremo le domande che ci potrete fare in chat fin da ora per rispondere così a eventuali curiosità successive. Quindi passo subito la parola al professore per la sua presentazione. Grazie, buongiorno a tutti e quindi benvenuti a questo Info Day che riguarda il corso di laurea in giurisprudenza. Si diceva appunto l'unico in questo momento corso a ciclo unico attivo presso la IUL, corso di studi quinquennale. Giurisprudenza in realtà è diciamo, molto nota agli studenti, è uno sbocco accademico classico, diciamo, che accompagna buona parte degli atenei tradizionali italiani e ovviamente è presente anche nella, diciamo, tra le scelte didattiche accademiche della IUL. Ma come si studia giurisprudenza alla IUL è un modo completamente diverso rispetto a quanto non accada negli atenei tradizionali. Intanto, voi sapete che la IUL è un ateneo telematico di matrice pubblicistica perché è istituito da due soggetti pubblici, l'INDIRE, l'Istituto di Ricerca e Sperimentazione del Ministero della Pubblica Istruzione, uno degli istituti di ricerca più antichi e importanti d'Italia, e l'Università degli Studi di Foggia, che di recente ha preso il posto nel consorzio IUL dell'Università degli Studi di Firenze, quindi un ateneo statale. Questo è una garanzia di qualità perché lo studio alla IUL è uno studio paragonabile per quanto concerne la qualità del percorso didattico che viene offerto agli studenti a quello di un ateneo tradizionale, importante, statale. E dunque non è in alcun modo paragonabile alle offerte, diciamo, come dire, formative che spesso si trovano negli atenei che hanno un'ispirazione privatistica. Peraltro, il modo attraverso cui la IUL eroga la didattica è un modo assolutamente originale. Vedrete da qui a poco, come funziona la piattaforma, della IUL. È una piattaforma particolarmente interattiva, in cui fin dal primo giorno troverete disponibili tutte le lezioni del corso di studio e quindi avrete immediatamente la possibilità di entrare in contatto con le discipline che dal vostro piano di studi, adesso lo analizzeremo, vi troverete a studiare. Ma non è solo quello. Quello è importante, ma non è tutto, perché accanto alle lezioni precaricate ci sono una serie di attività interattive che vengono svolte in piattaforma che vi consentiranno di entrare in relazione con l'ateneo, di entrare in relazione con il docente, con il tutor di disciplinare, che è appunto una figura che vi affiancherà, che vi accompagnerà nel corso dello studio delle diverse discipline e del tutor di percorso. Quindi avrete una serie di strumenti di interrelazione molto efficaci e molto intuitivi. Addirittura la IUL è strutturata, essendo strutturata appunto sul modello di un ateneo tradizionale, ha le classi virtuali, quindi non c'è uno studio uno a uno, lo studente isolato e il docente, ma le classi vi consentono appunto di entrare in contatto, di conoscere i vostri colleghi, di entrare in sinergia assieme con il docente, scambiando informazioni, comunicando semplicemente in maniera molto diretta nei forum di discussione che il tutor animerà sulle diverse questioni oggetto di studio, nelle chat con il docente e nelle dirette streaming, perché accanto alle lezioni precaricate,
importante, obbligatorio, diciamo, dal piano di studi, e che per ciascun insegnamento si svolgano delle dirette, delle lezioni in diretta, quindi con la possibilità appunto di entrare immediatamente in relazione, di scambiare informazioni, di chiarire dubbi, insomma, così come avviene e come dovrebbe avvenire, perché non sempre avviene, anche negli atenei tradizionali. Quindi capite bene che gli strumenti che vi consentiranno di entrare in relazione col docente sono molteplici. Una cosa che vi dirà molto probabilmente chi parlerà dopo di me, che io trovo particolarmente efficace e particolarmente comodo, è il fatto che le lezioni precaricate possono essere seguite da qualsiasi supporto. Quindi si potranno vedere al computer, si potranno vedere su un tablet, si potranno vedere a un telefonino. Ma una cosa che io trovo intelligentissima e molto efficace è il fatto che di ciascuna lezione vi sia un podcast, cioè un audio lezione che può essere seguita in qualsiasi momento con delle cuffiette. Quindi questo ripasso continuo della lezione vi aiuterà, anche perché per mia esperienza basta seguire le lezioni che sono caricate in piattaforma e studiare il materiale didattico che vi è già messo a disposizione sulla piattaforma per non avere alcuna difficoltà nel superamento degli esami che diciamo si susseguiranno. Quindi anche questo è un grande vantaggio, avere già tutto pronto in piattaforma senza avere particolari costi supplementari, salvo che appunto non ci sia l'esigenza di avere degli ulteriori testi a supporto, ma non tutti lo richiedono, proprio perché il materiale disponibile sulla piattaforma è già particolarmente ricco e sufficiente tranquillamente a una preparazione ottimale. Veniamo però al cuore del nostro incontro di oggi, che è appunto il corso di studio il corso di laurea di giurisprudenza. Il corso di laurea di giurisprudenza, come si diceva, è appunto un corso completo, quindi non è una triennale che poi richiede un supplemento di studio biennale per conseguire la laurea magistrale, ma è appunto un corso di studi a ciclo unico, un corso di studi quinquennale. Ovviamente giurisprudenza si caratterizza per una molteplicità di sbocchi professionali. Probabilmente ancora oggi la laurea che offre il maggior numero di sbocchi professionali possibili, sia nel campo, diciamo, privato della libera professione, sia nel campo pubblico, quindi attraverso il superamento di concorsi pubblici all'interno dei diversi sistemi organizzativi dello Stato. Lo studente di giurisprudenza sa che, diciamo, forse il limite che c'è è che ha troppi sbocchi professionali, che ha troppe cose potenzialmente da fare, e quindi a volte capita che ci si disperda, che si scelga di fare l'avvocato, poi si vogliono fare i concorsi e poi si entri a far parte di determinati percorsi di tipo privatistico in aziende, eccetera. Quindi a volte capita che ci si disperda, ma questo, diciamo, paradossalmente è sintomo del fatto che gli sbocchi professionali che il corso di studi offre sono veramente tantissimi. Chi vi parla fa l'avvocato, prima di aver fatto l'avvocato ha lavorato in una pubblica amministrazione, dopo aver iniziato a fare l'avvocato ha una molteplicità di delle rapporti di collaborazione con enti pubblici ed enti privati, adesso svolge attività didattica da qualche anno per la IUL, ma anche per altri soggetti istituzionali. Quindi, come vedete, anche, diciamo, chi studia giurisprudenza sa che nella vita farà un sacco di cose, perché le opportunità per uno, diciamo, un laureato in giurisprudenza non sono soltanto moltissime quando si laurea, ma poi man mano che si sviluppa nella propria carriera professionale sono altrettanto numerose e vaste, sia in un contesto nazionale che in un contesto internazionale, cosa che la IUL cura moltissimo, perché così come avviene per lo studio di economia, anche per lo studio di giurisprudenza, che sono i due corsi di laurea, diciamo, più simili che la IUL ha nel proprio carnet, la vocazione internazionale e l'apertura a opportunità professionali innovative è la caratteristica essenziale. Non vi ritroverete il classico corso di studi di giurisprudenza molto legato al passato, perché noi non vogliamo formare un giurista che guarda al passato, noi vogliamo formare un giurista che guarda al futuro e che quindi arricchisce il proprio bagaglio culturale attraverso discipline che guardano a sistemi moderni, a sistemi complessi e anche a ambiti professionali che spesso sono dimenticati o comunque che sono poco curati, poco, diciamo, sviluppati nel corso di studi tradizionale tipico della IUL.
Vi faccio un esempio molto banale per farvi capire di che sto parlando. Un ambito interessante che spesso non viene, particolarmente curato è quello del diritto dell'impresa, del diritto fallimentare e del diritto dell'impresa. È una disciplina che in genere viene relegata al rango di complementare, diciamo, nell'ultimo anno, diciamo, nei pressi della laurea, ecco, e quindi si studia lì e si abbandona. Oggi è un campo in grandissima espansione. Di queste ore l'introduzione da parte del governo Draghi di una serie di riforme importantissime che daranno grandissime opportunità professionali ai giuristi che si occupano di questi aspetti. Ma ancora oggi i giuristi che se ne occupano sono una ristretta minoranza. E quindi puntare a settori di questo tipo, cioè individuare nicchie, ambiti ancora inesplorati nei quali il laureato in giurisprudenza della IUL esce già pronto, esce già formato, esce con una marcia in più, è un'opportunità importantissima. E noi questo lo facciamo di anno in anno. Nelle nostre riunioni tra docenti stiamo lì a riflettere su quelli che possono essere gli insegnamenti da introdurre proprio per favorire una specializzazione in un campo particolare di grande interesse e di innovazione, perché ecco un limite che noi non vorremmo avere è quello di formare un giurista tuttologo. Il giurista tuttologo non serve al mercato, non serve al mercato interno, non serve al mercato internazionale. Se si sceglie una linea è quella che va perseguita, quindi nel corso degli studi ci si potrà orientare su uno studio più rivolto al sistema istituzionale pubblico, quindi si sa già che si vorrà fare un certo tipo di attività, oppure più legato al mondo di tipo aziendale, privato, economicistico. E quindi le scelte sono molteplici e noi tenteremo di favorire la specializzazione, aiutare lo studente che si laurea in giurisprudenza a non essere il classico comune studente di giurisprudenza, ma ad avere una visione più moderna, più innovativa, più orientata a quelli che sono i mercati in espansione, per professionisti che sanno quello che stanno cercando. È inutile che vi faccio il carnet di tutte le discipline che si susseguono nei lunghi 5 anni di giurisprudenza, ve lo risparmio, credo che lo troverete anche disponibile sul sito della IUL. Quello che vi posso dire è quello che vi ho detto, cioè che tenteremo di offrire allo studente di giurisprudenza della IUL una marcia in più rispetto al tradizionale ciclo di studi, proprio perché stiamo arrivando per ultimi a introdurre nel nostro ordinamento lo studio della giurisprudenza e quindi il corso di laurea in giurisprudenza. Tentiamo di utilizzare il tempo che abbiamo, che altri hanno impiegato prima di noi, per cogliere i tratti positivi e per non ripetere gli errori che sono stati compiuti, quindi offrendo un'opportunità formativa tradizionale nella sua impostazione, ma innovativa nei suoi sbocchi professionali. Ringraziamo il professor Strange per questa introduzione e soprattutto per questa riflessione su quello che è il nostro corso di laurea in giurisprudenza e su quelli che dovrebbero essere effettivamente gli sbocchi e sono gli obiettivi che siamo posti come Ateneo Università Telematica degli Studi IUL. E ripercorrendo anche ciò che ha detto precedentemente il nostro presidente, entriamo in quello che è il nostro ambiente di formazione, la nostra piattaforma che andrete a vivere per i prossimi anni nel caso in cui scegliate di iscrivervi al nostro corso di giurisprudenza. Come ha detto il professore, appunto, sarà visibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto da qualsiasi piattaforma, che sia un PC, che sia fisso, o un tablet, o un portatile, o anche un telefono, e con tutte le funzioni che potrete scoprire e avvalervi di questa piattaforma, sarà per voi comodo e funzionale in base ai vostri impegni o obblighi, sia lavorativi, riuscire a conseguire un diploma in giurisprudenza. Entriamo nel particolare in questo che è l'insegnamento dei principi istituzionali, che dal punto di vista di impatto visivo sarà uguale a un esame, a un insegnamento di diritto ecclesiastico o diritto privato. Ciò che cambia chiaramente sono i contenuti. In questo caso, già dal primo impatto avrete la conoscenza di quello che è docente, in questo caso la professoressa Ilaria Rivera, e di quelli che sono i crediti, l'importanza e il peso, diciamo, accademico, in questo caso i 9 CFU. Seguendo si vedrà come si evolve l'insegnamento in 3 moduli,
partendo dalla Costituzione italiana nel prisma interordinamentale e soprattutto il modulo 3, l'organizzazione costituzionale. Avrete poi una breve clip di introduzione sempre della professoressa, in questo caso della professoressa Rivera, di pochi minuti, che di nuovo introdurrà il proprio insegnamento. Successivamente, altri aspetti importanti sono la scheda dell'insegnamento, i testi di riferimento e appunto i forum. Allora, per quanto riguarda la scheda, avrete la possibilità di conoscere il passato del docente, gli studi accademici e le pubblicazioni della professoressa o del professore, gli obiettivi di questo corso e soprattutto se ci sia o meno da dover consultare dei manuali, perché oltre alle video lezioni, ai podcast o alle slide, è possibile che i docenti richiedano di complementare il proprio insegnamento con dei volumi di testo. Ritornando invece appunto alla sezione testi di riferimento, verrà specificato in questo caso diritto costituzionale, edizione, l'ultima edizione. Appunto, entriamo nello specifico dei vari moduli. Il primo modulo si apre con un forum didattico, appunto, tenuto dal docente e dal suo tutor, nel quale potranno stimolare i propri studenti e viceversa, potranno essere interpellati in maniera pubblica dai vari studenti su questioni didattiche inerenti al modulo in questione. Quindi, soprattutto per voi, se avete domande su argomenti un po' più ostici, consigliamo sempre di sfruttare queste opportunità che questa piattaforma vi offre. Entriamo poi sui materiali di riferimento del primo modulo e quello che giustamente citava il professore, saranno presenti oltre alle video lezioni nelle cartelle successive anche i podcast, cioè la possibilità di ascoltare integralmente la lezione senza però dover aprire nuovamente il video e ascoltarlo anche in loop, perché giustamente anche l'aiuto dell'audio per memorizzare è fondamentale. Sono presenti anche le slide delle varie lezioni che potrete anch'esse consultare o in piattaforma oppure, per quelli giustamente anche un po' più nostalgici, che si trovano meglio con il cartaceo, stamparle e guardarle separatamente. Appunto, parlavamo delle lezioni registrate, saranno collocate in queste cartelle di colore arancione, saranno dalla durata variabile di un quarto d'ora a 20 minuti e saranno appunto fruibili al pari di qualsiasi altro materiale in qualsiasi momento della giornata. Permettervi appunto di visionarle tranquillamente. Questa, ad esempio, è una durata di un quarto d'ora, sono registrate negli studi di Firenze e di Roma e vengono applicate poi in post-produzione le slide per renderle ancora più visibili, fruibili e facilmente comprensibili. Per ogni modulo è poi richiesta la consegna di un elaborato, delle activity obbligatorie per presentarvi poi all'esame che sarà orale, ma che il contenuto varia in base sia al docente sia anche alla materia che lo prevede. In questo caso, la docente richiede che venga redatto un elaborato in merito al principio personalista nella Costituzione italiana. Quindi, avendo qui tre moduli, gli elaborati da caricare entro la prenotazione all'esame, entro 7 giorni prima dell'esame, sono in questo caso tre, sempre in piattaforma, e che quindi saranno poi anche oggetto di domanda all'esame, soprattutto. Dipende dal docente se all'inizio oppure alla fine. Di solito la utilizzano come escamotage per rompere un pochino il ghiaccio, per subito mettere a proprio agio lo studente all'esame, oppure giustamente per confermare un voto o eventualmente alzare nel caso in cui le activity siano svolte in maniera eccellente. Sono presenti poi anche, oltre alle lezioni video registrate, anche dei synchronous, cioè delle attività in diretta, delle lezioni effettivamente live, solitamente programmate nel tardo pomeriggio per permettere agli studenti e lavoratori di parteciparvi nel maggior numero possibile, di avere quindi un audience abbastanza numeroso e quindi di utilizzare quella che è la funzione principale, cioè di interagire con il docente e viceversa. In questo caso, appunto, erano state programmate nel fine maggio, primi di giugno, con la possibilità appunto di colloquiare anche con il docente, di porre domande oltre ai vari forum che sì, possono sembrare alcune volte un pochino freddi in quanto solo chat, però già utili di partenza. Poi questo è uno strumento in più che nel caso in cui voi purtroppo non possiate parteciparvi, saranno comunque registrate integralmente e quindi, come in questo caso potete vedere, dalla durata di 40 minuti e rivedibili anche in un secondo momento e in un terzo liberamente, per presentarvi poi preparati all'esame. Lascio la parola alla mia collega Cecilia Braccesi per un ultimo
saluto anche presentazione dell'Ateneo per varie ed eventuali. Perfetto, grazie Federico di questa bella veloce panoramica che ha dato comunque un'idea abbastanza chiara di come muoversi nello studio. Io aggiungerò alcune informazioni semplici ma fondamentali per capire la strutturazione dell'Ateneo. La prima è che questo è un neonato corso di laurea, in quanto tale attualmente ha il triennio, diciamo, viene erogato il primo triennio, successivamente sarà dal prossimo anno completo fino al quinto anno. Questo lo diciamo per quelli che eventualmente avessero necessità di fare un riconoscimento della propria carriera precedente. Ovviamente possiamo valutarla nella misura in cui spesso gli esami degli altri atenei non è detto che seguano la esatta cronologia del nostro, quindi in questo caso ci potrebbe essere la possibilità, anche per chi ha già fatto degli esami, di avere comunque da completare il percorso e quindi potersi inserire, diciamo, già in corsa in questo corso che si sta appunto avviando, anche se è già ben solido, ma insomma non ancora completato del tutto. Ricordiamo che abbiamo un anno accademico che va da ottobre-ottobre, che in questo caso si aprirà il 20 ottobre, ma che le iscrizioni sono ovviamente per noi aperte tutto l'anno. Questo lo ricordiamo facendo sempre presente agli studenti che ovviamente il momento dell'iscrizione pregiudica l'utilizzo più o meno di tutte le sessioni d'esame disponibili, perché le sessioni d'esame sono invernale, primaverile, estiva, autunnale. Quindi a seconda del momento in cui lo studente si iscrive, ovviamente avrà accesso a tutte o in parte delle sessioni presenti. Quindi attenzione, l'anno non è solare come per altri atenei telematici, il nostro è puntualmente appunto accademico come negli atenei pubblici. All'interno di queste sessioni sono programmate ovviamente delle date d'esame, sono una data per ogni insegnamento nei primi 3 e 2 nella sessione autunnale. I nostri esami sono tutti quanti, senza esclusione alcuna, orali, un colloquio orale con il professore, che è la giusta modalità per fare un esame, secondo noi, e vanno fatti in presenza. In presenza significa che dovrete recarvi fisicamente in una delle tantissime sedi d'esame che abbiamo, attualmente una quarantina, probabilmente un'altra ventina in apertura a breve, quindi saremo praticamente ovunque. Quindi lo studente si reca fisicamente nella sede e fa l'esame col professore, collegato ovviamente in videoconferenza, perché il dono dell'ubiquità, almeno quello, almeno per il momento, e così sarà il suo esame, saranno tutti esattamente in questa modalità, tranne che per la tesi di laurea. Ci teniamo a ricordare a tutti i nostri studenti che la tesi si viene a discuterla nella nostra bellissima sede, nella nostra bella aula magna, nel centro di Firenze, perché IUL ha sede a Firenze. Ecco, se non l'abbiamo detto, se non è chiaro, insomma, lo ricordiamo sempre. Ci fa piacere che questo finale sia veramente nel modo più canonico possibile, quindi una vera e propria discussione davanti a una commissione in un'aula magna. Se, diciamo, non basta con la nostra vocazione, diciamo, pubblica a spiegarlo. Chiudo soltanto ricordandovi ovviamente che le modalità ci sono quelle classiche, molte ovviamente. Quella per noi preferibile è quella telefonica, semplicemente perché amiamo avere un primo contatto diretto per conoscere la storia dello studente, inquadrarlo al meglio in un eventuale percorso, dargli tutto il supporto possibile. Esiste ovviamente una mail, potete seguirci sui canali social, perché questo è il modo per tenersi più aggiornati possibile su quello che avviene quotidianamente, perché quotidianamente avvengono dei cambiamenti, ci sono dei nuovi corsi, dei nuovi master che vengono inseriti. Quindi queste sono le modalità. Ricordo anche un appuntamento importante ogni mercoledì alle 4 con un webinar simile a questo di orientamento. Quindi se qualcuno avesse voglia e piacere, basterà che si registri sul nostro sito per poter partecipare. Spero di aver ti abbiamo dato, insomma, un'idea abbastanza esauriente, sicuramente molto approfondita, soprattutto il professore di questo corso, che vi abbia, insomma, stimolato a comprendere come un corso di questo tipo possa trovare nel mondo telematico una sua piena, diciamo, collocazione e giustificazione, e una sua ragion d'essere, poi a prescindere poi nel futuro, nel mondo del lavoro, dove, insomma, di giurisprudenza ovviamente non se ne può mai fare a meno. Questo mi sembra implicito. Quindi lascio salutare tutti. Ringrazio tutti quanti per aver partecipato e a un Grazie prossimo Cecilia, grazie appuntamento. Presidente. Grazie mille, grazie a voi.